Premier chiede ai governi e alle imprese di lavorare insieme. Una presa di posizione che è anche un segnale sul DDL Zan. Ufficialmente si tratta di una presa di posizione che mira a contestare l'ingiusta discriminazione nella retribuzione tra uomini e donne. Dobbiamo pretendere più informazioni da parte delle aziende sul divario salariale di genere, si espone Mario Draghi. Governi e imprese devono lavorare insieme per superare queste disparità. Nella sostanza, però, il messaggio del Premier porta con sé anche molto altro, perché arriva in un momento delicatissimo del dibattito pubblico e parlamentare sulla legge Zan.